Gli shortisti sono scappati da questa azione. Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Mi chiamo Gianluca Ranieri Bandini, sono un trader e un investitore. È di fondamentale importanza, per sostenere qui il mio lavoro sul tubo, che voi vi iscriviate al canale e mettiate un bel like. Grazie mille ragazzi. Detto ciò, brevissima comunicazione di servizio. Un mese fa, ad aprile, vi annunciavo la mia intenzione di lanciare un servizio formativo proprio a 360 gradi sul mondo, diciamo, degli investimenti ai fini di crearsi delle rendite tramite, ad esempio, l'incasso di premi di opzioni, la selezione di alcuni REITs, di azioni da dividendo, e insomma, una bella formazione, e il tutto farlo non solo tramite dei corsi che sto registrando, ma anche per mezzo della condivisione della mia operatività, che sarà fatta in maniera tale da non poter essere interpretata come un segnale di trading. Non è quello il mio fine, e essendo residente in Italia non posso neanche farlo, è anche illegale, bensì sarà tutto quanto ai fini didattici e formativi. E questo progetto come sta andando? Lo sto portando avanti, ragazzi. Purtroppo richiede un po' di tempo. Io spero, come previsione, di potervelo proporre entro la fine di questo mese. Sto terminando adesso la realizzazione di un corso sui REITs, quindi sui trust immobiliari americani. Chiusa questa parentesi, questa comunicazione di servizio, iniziamo subito il video di oggi. Veramente entriamo nel vivo. Allora, deve essere e può essere molto interessante andare a studiare il comportamento di tutti gli attori in gioco che vanno a shortare un'azione, quindi dagli istituzionali agli improvvisati ai trader professionisti, perché almeno ci rendiamo conto del sentiment su quell'azione, di qual è il comportamento degli orsi rispetto ai tori. Soprattutto è importante andarlo a fare su quelle aziende di nostro interesse, che provengono da un momento di difficoltà in termini di quotazione, che sono state protagoniste di ribassi molto forti. Nello specifico sto parlando di Palantir. Se andiamo qui ad osservare il grafico, dopo una salita incredibile di oltre il 300%, qui ragazzi, che l'ha vista da quotazione 10 a praticamente 45, come spesso accade dopo questi movimenti che portano a delle vere e proprie bolle, vi sono delle correzioni solitamente di almeno un 50%, infatti qui è precipitata fino a 20. Ora si sta attestando a 23, sembra proprio un momento di tranquillità, di pace ragazzi, e tanto è vero, guardate, 20 sta funzionando da super supporto, sembra veramente un bottom di periodo, e il mercato non accetta proprio di vederla al di sotto di 20. Quindi gli orsi hanno perso potere. In questo momento poi vi è uno stallo, non è neanche in mano ai tori questa azione. Vedete qui ragazzi, vi è un canale, un trading range. Qui è stata a massimo 27,5, ha visto come quotazione. Poche settimane fa ha visto qui circa a 25, quindi insomma oscilla fra 25 e 20. Per controllare tutto quanto quello che accade nel mondo dello short su un titolo azionario può essere utile utilizzare questo sito che si chiama marketbit.com. Qui infatti abbiamo tantissimi dati ragazzi, dal days to cover, quindi quanti giorni servono in media agli shortisti per ricoprirsi dalle loro, diciamo, posizioni, quindi andarle a ricomprare sul mercato. Ora qui vediamo ad esempio la percentuale di azioni shortate in relazione al flottante disponibile. Vedete come in termini percentuali questo stia diminuendo sempre di più? Significa che vi sono sempre meno azioni vendute allo scoperto, meno attori legati allo short in gioco. Quindi stanno perdendo interesse rispetto al passato. Cioè, avete visto, si è andato anche a riflettere ovviamente sul movimento dell'azione. Se vediamo altri dati, ragazzi, questo può essere molto utile, estratto da Interactive Brokers. Ad esempio, vediamo con la colonna grigia il numero di azioni disponibili per essere date in prestito, cioè vendere allo scoperto significa comunque prendere in prestito delle azioni da un altro attore. Per fare questo bisogna pagargli un interesse. Solitamente è bassino, un 0,25, un 0,5, l'1% di interesse, così. E invece qui addirittura, guardate come sotto Natale era salito al 18%.
ed è veramente importante. Perché questo? Perché si è andato a riflettere con la mancanza di disponibilità di azioni che potevano essere date in prestito, perché se non vi sono coloro che ve le danno, che ve le mettono a disposizione, non le andate a prendere da nessuna parte e quindi dovete pagare un super interesse per accaparrarvi quelle poche che vi sono disponibili. Ad oggi invece è tutto rientrato nella normalità, è pieno di azioni che sono messe a disposizione per essere date in prestito a coloro che fanno short e in relazione a ciò il fee rate, quindi l'interesse che voi andate a pagare da questa spesa, è crollata a uno 0,25%. Quindi oggi, che è il momento migliore in termini di disponibilità e di spesa per colui che vuole fare short, beh, non ne approfitta. Significa che non vi è più quella visione, non vi è quella più convinzione di poter guadagnare andando a shortare Palantir. E questo è quello che ci dicono i numeri, ragazzi. E poi si va a riflettere sulla quotazione dell'azienda. Ritorniamo qui sulla piattaforma. Questa è la mia TWS reale, ragazzi. Mi sono qui concentrato su Palantir. Come mi sto comportando? Beh, per quanto mi riguarda, non sono delle quotazioni che mi fanno impazzire, nel senso, facendo degli studi fondamentali, non credo che acquistando questa azienda a queste quotazioni io abbia tantissime chance di distruggere il mercato nel suo complesso. Per quello non lo sto facendo. Però la sto trattando con le opzioni. Ho venduto una put circa un mese e mezzo fa, mi sono incassato un premio, mi sembra fosse strike 20. Ora non uscite dal video se non capite le opzioni, molti di voi le capiscono, ma ve la spiegherò in 2 minuti quello che sto combinando. Poi ho venduto uno strike adesso a 19,50, quindi ho incassato 46,91 dollari al netto delle commissioni, con l'altra put di cui vi parlavo prima che ormai è scaduta da tempo, ho incassato circa una cinquantina di dollari. Insomma, in questo mese e mezzo da quando ho iniziato a fare queste operazioni su Palantir, ho incassato 98,31 dollari. Ma che significa vendere una put a 19,50 con scadenza 21 maggio? Ora vi apro il grafico di Palantir. Significa, togliamo queste linee, anzi spostiamo questa, che se il 21 maggio Palantir quota al di sotto di questo livello 19,50, io sarò costretto a comprarmi 100 azioni a 19,50 per un investimento di 1950 dollari. Beh, dovrebbe fare circa una discesa di un 20%. Sotto 20 può cominciare ad essere interessante. Per me sarebbe veramente interessante Palantir a 15 o al di sotto. In ogni caso, io ho già incassato 100 dollari. Quindi, se accadesse questo evento il 19 maggio, io in realtà, anche acquistandole a 19,50, grazie ai 100 dollari incassati, mi troverei in pareggio fino a 18,50 qui. E non è male come livello. Quindi vedete che in posizione ho di vantaggio? Veramente molto interessante. E poi al di là potrei, una volta in possesso di queste quotazioni, sarebbe tutt'altro discorso averle qui rispetto a 23. Proprio per quello che può essere magari il ritorno sul mio investimento da oggi, magari a 10 anni su questa azienda. Cambia molto in termini percentuali. E inoltre potrei attuare tutta una serie di strategie sulle opzioni. Diciamo, questo è stato il mio proposito. E come vedete, praticamente poi in relazione a questo investimento mi sarei già portato a casa un 10%. Veramente fantastico. Spero di continuare ad avere questa possibilità su questo titolo per un bel po' e a quel punto magari anche essere assegnato a questi livelli. Tanto ho un cuscinetto di protezione importante e al di sotto di 20 non mi preoccupo, insomma, possedere questa azienda. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi do appuntamento a prestissimo. Se sarò un po' meno presente questi giorni, sapete che sto cercando di lavorare tanto per la realizzazione del mio servizio barra prodotto di formazione, di condivisione dell'operatività. Vi auguro il meglio, buona giornata, buoni investimenti. Ciao!